Salve a tutti, bentrovati ai nostri spettatori. Oggi un nuovo appuntamento con la rubrica Come Don Quixote incontra e per l'episodio di oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi un giornalista d'inchiesta, nonché scrittore, Francesco Amodeo. Ciao Francesco. Ciao, un saluto a voi, un saluto a tutti. Allora Francesco, è un piacere averti qui, sei uno delle, dei, dei personaggi di spicco per quanto riguarda il panorama italiano, quando si tratta di analizzare quella che è l'attualità, ma anche andare a capire quali sono eh, le motivazioni per cui molte delle cose che oggi accadono eh, le abbiamo di fronte ai nostri occhi. Tu hai scritto numerosi libri che un po' anche anticipavano questa situazione, questo scontro che sta avvenendo tra Russia e, e la Nato, però io voglio partire per quanto riguarda questa intervista analizzando un po' la situazione politica nazionale perché eh, il 24 marzo è stato pubblicato l'ultimo decreto legge del, del governo Draghi, un decreto legge che era stato annunciato come un, un decreto che avrebbe dato il libera tutti, che avrebbe riportato le vite degli italiani alla normalità a prima di due anni fa quando c'è stato lo scoppio della pandemia, ma in realtà poi leggendo il decreto, tranne lo stato di emergenza che, è ufficialmente, fi, che fi, ufficialmente finirà il 31 marzo, per il resto tutto rimane com'è. Quali sono le tue impressioni al riguardo? Allora, io su questo non ho mai avuto dubbi. Io leggendo il decreto mi rendo conto che ci sono ovviamente dei, eh, dei cambiamenti, delle, delle migliorie per, per gli italiani. Però mi rendo anche conto, e questo noi dobbiamo essere consapevoli, gli strumenti che sono stati introdotti, come il Green Pass, non sono sicuramente degli strumenti momentanei. Quindi magari oggi ti possono consentire di nuovo l'accesso nel locale, nel bar, senza dover esibire il QR code, ma dobbiamo sapere che quello strumento verrà riproposto a più riprese perché deve diventare uno strumento oh, da utilizzare eh, per tanti altri scopi diversi da quello per cui, per cui è nato. Quindi quello è un sistema che non andrà più via fin quando... Non ci sarà veramente una, una rivolta popolare contro questi tipi di, eh, di strumenti di coercizione, eh, ma non andrà via, non ci sarà decreto capace di, di portarlo via come sistema. Poi, ripeto, di facciata magari eh, faranno in modo che per qualche mese non lo dovremo utilizzare più per prendere il, il basso, la metropolitana o per entrare nel, nel ristorante. Ma ormai lo abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, lo abbiamo accettato come risultato della dottrina dello shock. Quindi, loro hanno approfittato di uno shock per introdurre strumenti che poi eh, diventano permanenti. E il Green Pass sicuramente è uno di quelli. L'idea è proprio quella di competere con il sistema cinese, eh, quindi le oligarchie occidentali si sono rese conto che la democrazia non poteva competere con il totalitarismo della nuova potenza emergente, quindi della nuova potenza con cui competere, quindi in fretta e furia hanno dovuto utilizzare dei sistemi, introdurre dei sistemi che in qualche modo oh, ci rendessero quasi al pari eh, dei totalitarismi, quindi un sistema per rendere le, tutto più più veloce e tutto poteva essere fatto trasformando i cittadini in un codice, perché ovviamente il codice viene eh dall'esterno quando tu sei subordinato oh, ad un codice del genere, le tue libertà ovviamente possono essere compresse in un attimo. Quindi eh, non ci lasciamo, non dobbiamo lasciarci né spaventare né entusiasmare da un decreto perché lascia il tempo che trova un minimo di libertà ora ce la daranno ma dobbiamo capire che certi strumenti sono diventati parte della nostra vita sono diventati gli strumenti di controllo e quindi non dobbiamo mai abbassare la guardia e dobbiamo continuare una guerra senza frontiere per bypassare questi questi strumenti ecco sicuramente uno degli artifici principali se non il, il principale di questi strumenti, di questa nuova normalità che ci hanno imposto, è il, il nostro Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quale, come giustamente dicevi tu, attraverso la strategia dello shock della crisi, ha eh, praticamente reso strutturale un, un Green Pass che eh, fino a poco fa veniva utilizzato come metodo di governo emergenziale, ma adesso si è trasformata l'emergenza in uno status quo perenne. E a proposito della figura di Mario Draghi, eh, per quanto riguarda quelle che sono le sue ambizioni, noi veniamo da un momento storico in cui lui era anche stato vicino al, al Quirinale, ma poi abbiamo avuto la, la rielezione di Mattarella. Ecco, allora per quanto riguarda quello che è il futuro di Mario Draghi, io ho letto anche nei giorni scorsi un articolo che ipotizzava che lui stesse, eh, diciamo, mh, sperando in, di costruire una politica a favore della NATO per poi eh, sedersi come segretario generale nel momento in cui il norvegese Stoltenberg avesse finito il suo mandato, finirà il suo mandato a fine 2022. Tu come la interpreti? Assolutamente questa cosa è molto probabile perché il copione eh, che viene usato da certi poteri è sempre uguale. Noi lo abbiamo visto, per esempio con con Mario Monti che può essere definito un alter ego di Mario Draghi, almeno o per quanto concerne le organizzazioni internazionali e le lobby dalle quali, dalle quali proviene, eh, Mario Monti, quando è stato imposto al governo come tecnico, chi lo ha imposto sa bene che doveva portare avanti delle misure talmente impopolari eh, che non avrebbe sicuramente potuto fare la carriera politica dopo nel, nel nostro paese. Quindi, eh, gli hanno fatto firmare in breve tempo dal fiscal compact il Messi, il pareggio di bilancio in Costituzione, i monti bond per il Monte dei Paschi. Eh, ha dovuto dare indietro i soldi alla Morgan Stanley per quei derivati con quella clausola eh, particolare, che eh, è stata anche oggetto di un'inchiesta. Eh, un gli hanno fatto firmare tutta una serie di cose, eh, fortemente sbilanciate contro i popoli e fortemente invece. Eh, a favore di, quelle, di quello che io definisco il cartello finanziario internazionale che lo aveva messo in, in quella posizione. Dopodiché Mario Monti viene totalmente eh, mandato via dalla, dalla politica italiana e comincia e ritorna ai suoi incarichi internazionali. Addirittura durante la pandemia Mario Monti lo abbiamo ritrovato oh, oh, a capo di una commissione per le spese sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La cosa fa quasi ridere se pensiamo come ha gestito le ehm, le spese sanitarie in Italia e ce lo ritroviamo invece a capo della commissione della supercommissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi l'ultimo ruolo che avrebbe potuto ricoprire, ma il copione di questi eh, di questi poteri ehm, sovranazionali che hanno in mano le redini dei governi è proprio questo: sfruttare i propri uomini eh, nei governi e nelle istituzioni nazionali, fargli fare il gioco sporco, dopodiché metterli da parte e premiarli eh, nelle organizzazioni internazionali. Ora, se Mario Monti durante l'emergenza pandemia, eh, ha sfruttato oh, il, il suo, i suoi contatti in Italia per ehm, Far sì che questo cartello finanziario portasse avanti eh, le, proprie, le proprie strategie. Ed è stato premiato all'OMS. È ovvio che durante invece una um, crisi militare, quindi eh, durante la nuova shock therapy, che in questo momento stanno portando avanti con la guerra vera e propria, è ovvio che eh, bisognerà avvicinare l'Italia a quelli che sono i diktat della Nato. Che si legge tranquillamente Stati Uniti. Il diktat della NATO è quello di fare in modo che questa guerra continui il più possibile. Eh, addirittura loro sperano che questo conflitto si allarghi e, e sicuramente che non finisca nel breve periodo, quindi che non si arrivi ad un accordo. Mario Draghi sta lavorando oh, proprio su questo. Lo abbiamo visto oh, nell'appoggiare delle sanzioni. Incredibile alla Russia, lo abbiamo visto nell'appoggiare le parole del presidente Biden eh, che sta alimentando le tensioni ed il conflitto. Quindi lo abbiamo visto lavorare per quelli che sono i nuovi diktat eh, di chi è dietro l'alleanza atlantica. Quindi non mi meraviglierei, anzi, la vedo come una ipotesi possibile: che dopo aver fatto tutto questo, dopo aver messo gli italiani nei guai seri perché noi Ve lo assicuro, con queste sanzioni andremo a finire in dei guai serissimi a livello economico, ma anche per la tenuta sociale del paese, perché veniamo da due anni di pandemia, le aziende stavano riprendendo fiato, e noi saremo i primi a subire le conseguenze nefaste di queste sanzioni, sia da un punto di vista del, del gas, sia delle eh, esportazioni, dei rapporti con la Russia, che sono sempre stati in, invece ottimi. In, con l'Italia e poi, ovviamente, eh, il caro bollette per i cittadini italiani, ma soprattutto per le aziende. La maggior parte, io dico quasi il 70% delle aziende manifatturiere italiane saranno costrette a chiudere se non si ritorna, ovviamente, ai prezzi pre-invasione, pre, ehm, pre pre-crisi pre eh, in, in Russia, questo sicuro. Eh, anzi, sentire. Mario Draghi che dice addirittura che vorrebbe scartare l'ipotesi di dover pagare il gas in rubli, cosa che invece vedrai non faranno le altre nazioni, soprattutto, oh, soprattutto la Germania, ma immagino anche la Francia, sarà ovviamente una condanna a morte per il nostro paese. Dopodiché Mario Draghi dovrà soltanto prendere le valigie e, e andare via e a quel punto oh, non mi meraviglierei se trovassi aperte proprio le porte della Nato che ha favorito in questo frangente. Assolutamente, assolutamente sono d'accordissimo con la tua analisi. Quello che poi tu hai descritto all'inizio è il classico meccanismo della porta girevole. Quindi questi lobbisti che diventano politici che poi ritornano lobbisti, e in un, in un gioco continuo a cui poi ne fanno le spese i, i cittadini. A proposito del, del gas russo, ecco, infatti, proprio questa domanda ti volevo fare. Oggi l'amministratore delegato dell'ENI al Global Forum di Dubai ha annunciato che uh, l'Italia non pagherà in rubli il, il gas russo proprio perché non ne ha disponibilità. E questo ovviamente rientra nel discorso della crisi energetica che poi si lega anche alla crisi alimentare, visto che... Già si prospetta una mancanza di cereali per quanto riguarda sia l'Ucraina, che viene definita il granaio d'Europa, che la Russia, che invece è il granaio del mondo. Ecco, allora, secondo te, come giustamente detto anche prima, questo meccanismo della crisi servirà a rimodulare anche poi le vite dei cittadini, sia italiani che in generale europei, quasi per abituarli ad uno stato di guerra continuo? Assolutamente, uno, uno stato di crisi continua, la famosa shock therapy. Ma guarda quello che avverrà adesso in Europa, io se posso fare un esempio, um, quello che sta accadendo è quello che accade quando uh, dei superstiti finiscono su un'isola deserta e inizialmente eh, pensando che il tempo che devono convivere è poco perché poi qualcuno andrà a salvarli, ovviamente si aiutano o oh, fraternizzano. Si... Si danno una mano nel, nel cercare il cibo e, e, tutto, e tutto il resto. Quando poi si rendono conto col passare del tempo che nessuno andrà ad aiutarli, che devono sopravvivere da soli, e ecco che si assiste a delle scene invece di vero e proprio cannibalismo, dove ognuno si rende conto che la propria vita eh, dipende dalla, dalla morte dell'altro. Una scena un po' macabra, questa che ho descritto, ma per farvi capire quello che accadrà in Europa, i paesi europei sono inizialmente saltati tutti su quello che loro pensavano essere il carro del vincitore perché quando hanno visto Putin fare una mossa del genere hanno sottovalutato l'organizzazione di Putin prima di pensare ad, una, ad un gesto così estremo. Hanno pensato dal, veramente di avere a che fare col pazzo istintivo che si è svegliato una mattina e ha deciso di invadere un paese alle porte dell'Europa, quindi mettendosi contro tutto il mondo, rimanendo isolato e crollando nel giro di poco tempo col default del, della Russia, con la cacciata eh, dello, dello zar da parte del popolo. O degli altri oligarchi pensando ad una cosa del genere, sono saltati tutti immediatamente, senza pensarci due volte, in quello che pensavano essere il carro del vincitore, quindi eh, quello guidato dagli Stati Uniti. Ora si stanno rendendo conto, invece, di aver fatto una scelta troppo azzardata, che Putin, invece, ha agito con grande lungimiranza, con una grossa organizzazione alle spalle. Eh, con un probabile accordo con la Cina ben strutturato prima, tant'è vero che stiamo assistendo a tante cose, sappiamo per esempio che la Russia già da tempo ha una linea di swap con Pechino, quindi un accordo tra le due banche centrali per lo scambio delle rispettive valute, stiamo vedendo addirittura l'Arabia Saudita, maggiore esportatore di petrolio, che ha intrapreso trattative con la Cina, maggiore importatore per La vendita di grandi quantitativi di petrolio pagato in yuan cinesi e non in dollari, cosa che presto manderà totalmente in tilt gli Stati Uniti. Ehm, è importante anche rilevare il fatto che la Russia e la Cina stanno facendo questa, eh, spingendo tutti i paesi a questa corsa all'oro, ma sono proprio Russia e Cina i maggiori, anche tra i maggiori produttori dell'oro. Poi hanno messo le mani su tanti paesi dell'Africa produttori di materie prime, quindi tra un po' i paesi europei si renderanno conto che avranno una scarsità di tutto quello che gli serve per sopravvivere come potenze e di essere saltati sul carro di uno che questa battaglia non l'ha vinta nella maniera più assoluta, perché poi quando si dice tutto il mondo contro Putin eh, si ignora che circa il 55% delle esportazioni russe è destinato a paesi che non hanno aderito alle sanzioni quindi quando si dice tutto il mondo si dimentica che se tu levi cina levi india levi tanti altri paesi anche africani ma tutto il mondo cosa il mondo si è nuovamente spaccato in due ma chi lo ha detto che il carro del vincitore è quello a guida statunitense i paesi europei si stanno rendendo conto di aver preso un abbaglio di aver fatto delle mosse troppo velocemente e quindi tra un poco tornando alla mia metafora assisteremo a veri e propri atti di cannibalismo tra paesi europei dove ci saranno le aziende francesi che non vorranno più uh, mantenere le, le sanzioni come già sta avvenendo vedremo la Germania che accetterà di pagare eh, anche il gas in rubli mentre magari l'Italia no quindi le aziende italiane non potranno più competere con quelle tedesche e crolleranno, quindi ci sarà ovviamente tensione sociale. Stiamo andando veramente a sbattere da tutte le parti. Dobbiamo fare pressione sui nostri politici, dobbiamo dare un'alternativa perché bisogna ritornare indietro e far intraprendere all'Italia il ruolo che le spetta di neutrale, di neutralità tra due litiganti del genere in un conflitto non si può entrare anche perché smettiamo di dirla che siamo di fronte ad una semplice invasione di un paese democratico da parte di una superpotenza se noi non cominciamo ad analizzare quello che è avvenuto già nel 2014 perché dovremmo considerare invasione quella di Putin nei confronti dell'Ucraina e non una invasione quella ai danni dei cittadini filorussi del Donbass che ha fatto 14.000 vittime in otto anni, soltanto perché quelle immagini non ce le hanno fatte vedere in tv tutti i giorni oppure sui giornali. Solo per questo dobbiamo non considerare una, un atto di guerra anche quello ai danni di 14.000 persone e di un popolo che è stato costretto a vivere eh, realmente negli negli scantinati. Allora tra questi due litiganti io vi assicuro che il migliore ha la rogna, quindi l'Italia doveva restare assolutamente neutrale. Non possiamo subire eh, delle conseguenze terribili per l'economia, per le aziende, per la nostra manifattura, per le nostre industrie per un conflitto dove non c'è un reale colpevole, ma ci sono sicuramente invece dei mandanti che oggi noi vogliamo oh, mettere come parte della soluzione ignorando che invece sono proprio parte del problema. E mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti a cui l'Europa dovrebbe togliere ogni diritto di poter portare avanti queste trattative per la pace. Lo abbiamo visto ieri con Biden con delle parole inaccettabili, delle ingerenze inaccettabili condannate da tutto e già oggi se apriamo i giornali troviamo Macron che si scaglia contro Biden, Scholz che prende le distanze dalle sue parole. Tra poco in Europa diventerà un tutti contro tutti perché si sono resi conto di essere saltati su un treno che invece di essere il carro del vincitore è un treno che sta andando a deragliare. Se ne stanno rendendo conto tutti e noi oggi parliamo, ma io ti assicuro che di questa cosa vedremo i risultati nel brevissimo periodo, entro un paio di settimane comincerei a vedere paesi che si cominciano a rifiutare di portare avanti le sanzioni nei confronti della Russia cominceranno a far uscire le prime responsabilità degli Stati Uniti già il fatto che stiano emergendo cose del 2014 che vedono coinvolti addirittura Hunter Biden cioè il figlio di Biden vuol dire che all'interno dei poteri forti non c'è più monolite come noi pensavamo non c'è più un'Europa che agisce con gli Stati Uniti in maniera compatta, tutti uniti con un unico obiettivo, ma tra poco si stanno cominciando a creare delle fazioni anche all'interno di quegli stessi poteri perché ehm, la, è stata fatta un'analisi sbagliata pensando che Putin sarebbe crollato nel giro di un mese. Il default tanto annunciato da tutti i giornaloni italiani non c'è stato. Quello che Putin non sta esportando più da noi. Lo sta esportando verso est, lo sta esportando verso uh, la Cina e non solo. Uh, come dicevo, si è già creato uno swap alternativo um, con, um, con i cinesi e, e ha già preparato tutte quelle che erano le controvosse. Che evidentemente i nostri politici, sudditi, ovviamente, dei diktat americani, non hanno preso in considerazione, ma adesso saranno obbligati a farlo oggi. Addirittura vedevo. Oh, che ehm, è emesso i legami tra il figlio di Biden e non solo la Burisma che sarebbe quella eh, grande società del gas ehm, ucraino ma addirittura ehm, è uscito fuori che Anter Biden, Biden avrebbe ottenuto e veicolato finanziamenti di centinaia di migliaia di dollari tramite una sua società di investimenti definita Rosmond direttamente ad una azienda che si chiama Metabiota, una società americana fornitrice del Ministero della Difesa e specializzata, ascoltate bene, in agenti patogeni in grado di provocare pandemie. E questo non lo dico mio, io, è emerso ovviamente dal, eh, da documenti che sono oh, emessi dalle mail del computer del figlio di Biden sono stati riportati dal Daily Mail addirittura oggi ne parlava il fatto quotidiano con tutti i, i riferimenti anti-Biden avrebbe raccolto investimenti per questa società anche da una banca d'affari come emesso dal suo laptop indovinate come si chiama questa banca d'affari si chiama la Goldman Sachs ossia la banca a cui Mario Draghi deve tutto quindi c'è implicata in questa situazione anche la Goldman Sachs Anter eh, Biden avrebbe fatto da ponte tra questa Metabiota e l'azienda ucraina Burisma. Quindi due aziende che tra di loro non dovrebbero avere nulla a che vedere. Una che si occupa di studiare i virus, e l'altra è un'azienda del gas, e invece serviva a creare questo ponte perché in mezzo c'era proprio Anter Biden, quindi ovviamente eh, il padre, e l'idea era quella di far sì che queste aziende lavorassero insieme ad un progetto. Scientifico definito Science Ukraine Project, ehm, che avrebbe coinvolto i laboratori biologici ucraini, e queste sono cose che, se continuano ad emergere, metteranno gli americani nei confronti del mondo in una posizione scomodissima. Che fino ad oggi non c'era mai nessuna possibilità che queste cose potessero emergere. Ma avendo tirato loro troppo la corda con la Russia ehm, e con i servizi russi, sappiamo che invece queste cose. Stanno cominciando oh, a venire fuori, quindi vedrete che ci sarà un accordo interno. In cui comincerete a vedere che abbasseranno i toni anche nei confronti della Russia. Perché se emerge che la famiglia Biden, o comunque certi apparati americani, hanno lavorato ad armi biologiche in un periodo come questo, interverrà anche la Cina e andremo veramente a finire male. Un solo aneddoto vi voglio oh, ricordare a proposito di questa questione che è molto importante e che è una questione che sta emergendo in questione, quindi lo diciamo veramente quasi in anteprima eh, ai vostri eh, ascoltatori. Eh, voi ricorderete che nel 2014 in Piazza Maidan, quando c'è stata quella rivoluzione in parte popolare ma molto pilotata dagli apparati americani, in piazza c'era una tipa di nome Victoria Nuland del Dipartimento di Stato americano. Era proprio in piazza insieme ai Manifestante è stata una delle artefici di quella di aver fomentato quella, quella protesta. Eh, Vittoria Nuland ha dovuto ammettere l'esistenza di questi laboratori biologici e si è dimostrata molto preoccupata che i russi potessero mettere le mani. Quindi ha smentito se stessa perché prima dicevano che questi laboratori erano dei laboratori ucraini e che gli Stati Uniti non c'entravano nulla. Poi hanno dovuto ammettere invece che sono laboratori finanziati dal Dipartimento di Stato e oggi hanno dovuto persino ammettere che sono laboratori che andass se andassero nelle mani dei russi sarebbe una cosa pericolosissima. Quindi la domanda che il mondo si comincerà a porre è perché è pericolosissimo se avete detto che si tratta semplicemente di centri di ricerca è come se non bastasse. Qui vi aggiungo un aneddoto in esclusiva perché l'ho riportato nel mio libro 31 coincidenze in assolutamente non sospetti, il marito di Vittoria Nuland, quindi questa, questo personaggio che è stata tra i protagonisti della rivolta di Maidan nel 2014. E badate bene, è anche quel personaggio che è stato intercettato telefonicamente mentre parlava con l'ambasciatore americano a Kiev e diceva: Abbiamo i nostri uomini da mettere al governo in Ucraina. E quando gli è stato detto guarda che l'Unione Europea vuole avere bocca nel nuovo governo ucraino, lei rispose con quella famosa frase: Fuck Europe, quindi, fanculo l'Unione Europea, dobbiamo decidere noi chi saranno i vertici del nuovo governo ucraino. Una ingerenza vergognosa, un attacco anche all'Unione Europea che doveva veramente farle perdere il posto, invece lei è sempre lì. Ma la cosa più grave e Non solo che loro hanno veramente inciso poi nel, eh, nel nuovo governo, tant'è vero che sappiamo che nel 2014 in Ucraina ci saranno addirittura dei ministri americani, cosa impensabile, non è mai successo nella storia di un altro paese. Poi parlano di democrazia, di libertà eh, dell'Ucraina, hanno addirittura imposto un ministro che era americano, l'hanno dovuta nazionalizzare qualche settimana prima. Ma la cosa grave è che. Vittoria Nuland ovviamente ha anche lei dei legami con questi laboratori ma il marito il marito di Vittoria Nuland sarebbe quel Robert Kagan non so se ve lo ricordate quello famoso neoconamericano, quello del project for a new American century progetto per un nuovo secolo americano creato in questa organizzazione di folli folli però tutte persone molto influenti negli apparati politici e soprattutto militari statunitensi e nell'intelligence dove loro hanno addirittura redatto un documento che si chiama Rebuilding American Defense dove dicono qualora un giorno la leadership americana eh, fosse messa in pericolo dall'emergere di una nuova potenza o dalle azioni di una nuova superpotenza noi dobbiamo pensare che le armi biologiche da strumento del terrore possano invece trasformarsi in uno strumento politicamente utile da utilizzare per salvare la leadership americana. Questo fu un documento che fece uno scandalo incredibile perché per la prima volta pubblicamente degli uomini di governo, degli uomini delle istituzioni militari e non solo degli Stati Uniti, degli uomini potentissimi, parlavano addirittura dell'utilizzo di armi biologiche come strumento politicamente utile. Io in tempi non sospetti nel 2020 ho riportato per intero il documento nel libro 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda USA-Cina, quindi c'è il documento Rebuilding American Defense, ci sono tutti i riferimenti e c'è anche questa parte dove loro dicono questa follia. Beh, chi scrive questa follia, chi scrive questa follia è il marito della Nuland, ossia la persona implicata in Ucraina nel cambio di governo. La persona che sembra stia emergendo in questo periodo abbia tutte le responsabilità anche nei questi biolaboratori che sono stati trovati in Ucraina. Quindi, tutto questo mi fa pensare che Putin avesse ovviamente capito quello che sarebbe successo da lì a poco tempo e abbia agito per, per primo, questo ovviamente non sono illazioni, perché sono tutti, ovviamente, fatti basati su quello che sta emergendo in questo momento. Possiamo dire che forse i tempi non sono ancora maturi per dare una sentenza definitiva, ma una cosa è certa, sappiamo che questi laboratori in Ucraina c'erano, sono stati messi ai confini con la Russia, all'interno facevano esperimenti che evidentemente non erano più consentiti di fare in America e quindi lo hanno fatto in una nazione considerata terra di nessuno, perché non si spiega perché non abbiano... Messo questi laboratori in altri paesi, per esempio in altri paesi NATO, perché proprio in Ucraina? Perché gli americani ormai avevano cominciato a considerare l'Ucraina come un tempo consideravano il Sud America il proprio cortile di casa, dove portare avanti tutto quello che era nel loro interesse. In questo caso, tutto in funzione antirussa. Putin, ovviamente, eh, si sarà reso conto di quello oh, di cui stiamo parlando noi oggi. Col seno di poi, ma è evidente che eh, un personaggio come lui avesse già chiaro tutto quello che stavano organizzando, a questo mettici le esercitazioni nato che sono partite nel 2021 che già includevano l'Ucraina nonostante l'Ucraina non fosse un paese nato, questa è un'altra è una, un cosa assurda, e ci fa capire come gli americani stavano già trattando l'Ucraina come un avamposto nato addirittura inserendola nelle esercitazioni armandola fino ai denti, quindi mettici questo, mettici la questione Nato, mettici la questione dei laboratori, mettici la questione della linea rossa che Putin aveva tracciato e che è stata um, infranta, Me mettici l'allarme che Putin aveva avuto dai cittadini del Donbass, perché quello che stava accadendo nel Donbass negli ultimi mesi era una re recrudescenza di quella, di quella guerra che noi qui definiamo una guerra a bassa intensità ma vallo a dire ai cittadini del Donbass chiusi nelle cantine da mesi con i bombardamenti sulla testa che per noi quella è una guerra a bassa intensità perché non ce la fanno vedere in tv quindi queste sono cose che bisogna far sapere oltretutto noi oggi stiamo mandando delle armi e il popolo italiano dovrebbe capire la follia di quello che stiamo commettendo l'esercito ucraino è un esercito che non ha ragione di esistere, lo sanno o stesso gli ucraini, che è un esercito che non ha nessuna valenza. Ed è per questo che gli hanno affiancato dei battaglioni di mercenari a partire dal battaglione Azov, a partire dal battaglione Aidar e tanti altri battaglioni di neonazisti. Sono loro il braccio armato dell'esercito ucraino. Sono loro che comandano all'interno di quelle forze armate, tanto è vero che un battaglione di non nazisti come il battaglione Azzo lo hanno dovuto per forza annettere alla Guardia Nazionale, cosa che è impensabile in un paese alle porte eh, dell'Unione Europea, che un battaglione non nazista venga ufficializzato, ma l'hanno dovuto fare perché sono loro che comandano i ranghi dell'esercito e ora le nostre armi stanno andando a questi personaggi qui. Quindi quando domani la guerra sarà finita ci troveremo dei battaglioni neonazisti nel cuore dell'Europa, armati fino ai denti. Odieranno ancora di più i filorussi perché li incolperanno anche di di quello che è accaduto oh, in questo in questo periodo. Quindi saranno armati fino ai denti, odieranno ancora di più i filorussi e quindi quello che è successo nel Donbass in questi anni verrà replicato con una sola differenza, che se noi facciamo la follia di far entrare l'Ucraina nella NATO o di fare entrare l'Ucraina e l'Unione Europea, quando questi folli agiranno contro i filorussi in Ucraina e Putin o chi per lui sarà costretto a intervenire, perché che non sarà Putin, sarà Tizio, sarà Caio, nessuno potrà accettare di vedere massacrati i propri cittadini che sono in Ucraina. Quindi quando Putin o chi per lui interverrà, da quel momento in poi interverrà in un paese nato o interverrà in un paese europeo e noi ci troveremo nella terza guerra mondiale quindi quello che dovrebbero capire tutti che oggi si sta combattendo una guerra perché la russia voleva impedire l'adesione dell'ucraina nella nato ma è una cosa che la nato avrebbe dovuto impedire che i paesi europei avrebbero dovuto impedire non ci sarebbe proprio dovuta essere una guerra per queste motivazioni perché i paesi europei avrebbero dovuto dire folle soltanto immaginare di poter portare nella nato un paese con un conflitto interno che va avanti da otto anni, perché quando quel conflitto lo trasferisce all'interno della NATO, ti sei già firmato la condanna ad una guerra mondiale perché si interverrà e si interverrà in un paese NATO, si interverrà in un paese dell'Unione Europea. Quindi noi, paesi europei, avremmo dovuto dire a Putin, guarda che questo paese non entrerà mai nella NATO. Questo paese può aspirare ad un tipo di vita più occidentale, ad avere rapporti economici eh, con l'Occidente, ad avere un governo oh, democratico, ma non ad entrare con dei conflitti in corso in delle organizzazioni che tra l'altro nello statuto avrebbero scritto che un paese che può creare problemi alla sicurezza degli altri paesi non può aderire. E allora perché stiamo combattendo? E allora perché abbiamo mandato, abbiamo costretto Putin ad intervenire per delle condizioni che non c'erano? Perché non abbiamo avuto il coraggio come paesi nato di opporci alla volontà degli Stati Uniti e dire fermate tutti. È inutile fare una guerra per decidere se l'Ucraina può entrare nell'Unione Europea o nella Nato, perché non ci sono le basi per farlo. Un paese che ha ancora come leader nazionale... Quello Stefan Bandera, che, secondo l'Unione Europea, è un terrorista, criminale di guerra e nazista, e loro lo vedono come eroe nazionale, come può entrare nell'Unione Europea? Ma c'è bisogno di una guerra per far capire che non può ancora entrare, non ci sono gli estremi per farlo. E queste sono tante cose. Io, quando sono stato da Giletti, non me le hanno lasciate dire, ma quando mia Giletti mi diceva: Ma è possibile che per un battaglione di qualche migliaio di persone. Si debba dire che l'Ucraina ha dei legami con il neonazismo, non è il battaglione, è quel battaglione che è integrato nell'esercito. E' il fatto che il ministro dell'interno più longevo che ha avuto l'Ucraina andava a braccetto con il leader eh, di Azov. Eh, ha voluto membri di Azov a capo della polizia di Kiev nel ministero dell'interno. È questo quello che noi dobbiamo. Capire? Non è il singolo legame, non è il singolo, simbolo singolo estremista quando mi dicono sì, però i neonazisti combattono da una parte e dall'altra. Non è questo il problema. Il problema è averli istituzionalizzati, cioè avergli dato il potere in Ucraina. Perché quando gli apparati americani si sono serviti di questi neonazisti per cacciare Yanukovych nel 2014, gli hanno dato un potere enorme. Perciò loro hanno reclamato anche ruoli nel governo perché non si sentono coloro che hanno portato l'Ucraina a liberarsi da Yanukovych. E dal, dal momento in cui pensano questo, hanno preteso ruoli di governo. Tant'è vero che nel post-Maidan in Ucraina nel 2014, il primo governo che è nato aveva quattro neonazisti come ministri, cosa impensabile. In un paese che aspira a entrare nell'Unione Europea, ce l'aveva a capo della polizia, ce l'aveva integrati nella Guardia Nazionale, eh. Vi faccio l'ultimo esempio e chiudo che sto andando oltre. C'è un famosissimo, il più famoso e il più controverso oligarca ucraino che si chiama Kolomoysky. Questo Kolomoysky è il proprietario delle principali banche dell'Ucraina. È stato il proprietario, prima che venisse nazionalizzata, della Private Bank, quindi il principale eh, ehm, conglomerato bancario dell'Ucraina è il, il proprietario dei principali media tra cui il canale dove è andata in onda ehm, la serie televisiva che ha consacrato la fortuna di Zelensky che guarda caso nei rapporti di affari proprio con Kolomoysky e questo è dimostrato dai Pandora Papers dove ci sono tutti gli intrecci societari e, e tutti i soldi che dalla private bank sono arrivati alla società di produzione di, di Zelensky quindi questo Zelensky è un uomo messo lì da questi oligarchi questi oligarchi erano anche, e mi riferisco di nuovo a Kolomonsky era colui che ha creato i battaglioni neonazisti, ha creato Azov, ha creato il battaglione Dnipro 1 e Dnipro 2, perché la follia ha voluto che lo facessero persino governatore dell'Oblast di Dnipro Petreschi e quindi un personaggio che metteva le taglie sui filorussi le taglie sapete cosa vuol dire? Sono quelle che noi vediamo nei film dei cowboy e degli indiani. Ti do mille dollari se mi porti un, un separatista russo, se mi porti un filo russo del Donbass. Questo noi lo abbiamo permesso, tutto questo, al confine con l'Unione Europea, in un paese che eh, aspira ad entrare nell'Unione Europea. Nelle banche di questo personaggio c'erano le taglie sui filo russi. Questo personaggio ha fatto i battaglioni neonazisti molti mi dicono ma com'è possibile che Zelensky ebreo non può avere dalla sua parte i neonazisti anche Kolominsky ebreo anzi Kolominsky è il presidente dell'associazione ebraica europea rappresenta una parte di tutti gli ebrei d'Europa, com'è possibile che abbia finanziato dei battaglioni neonazisti e questa è la chiave perché per questi neonazisti ucraini i nuovi ebrei sono i filorussi sono i filo russi. Questo è il grande problema. È la grande piaga che noi abbiamo in quel paese che non è una piaga che puoi rimarginare adesso. Quindi come puoi soltanto immaginare che con queste basi tu chiedi a quel paese di entrare nell'Unione Europea o di entrare nella Nato? Stai consegnando il mondo alla, alla terza guerra mondiale perché queste sono delle realtà che esistono. Questo Zelensky. È un pupazzo in mano a questi personaggi che lo hanno creato a tavolino con la serie televisiva con i fondi che ha ricevuto da queste organizzazioni, e ora si trova nel mezzo di qualcosa di molto più grande di lui, e quello che vuole ottenere è semplicemente portare il resto dei paesi in guerra, vuole portare quello vuole fare quello che gli hanno imposto di fare, provare a distruggere la Russia. Questo è l'obiettivo, ma sanno benissimo che la Russia non la possono distruggere se non convincono il mondo e i paesi occidentali, i paesi nati, ad entrare in una grande guerra. Questo è quello che vuole il probabile premio Nobel per la pace. Zelensky trascinare i paesi in una guerra mondiale. Questo è quello che vuol dire la no-fly zone. La richiesta di no-fly zone è una follia. Mandare le armi in quei posti è una follia. Stiamo armando delle milizie che domani si trovano armate fino al collo con degli obiettivi che non hanno nulla di democratico. Perché gente che ha le svastiche tatuate al corpo non può avere nulla di democratico. Anche se noi oggi li abbiamo, oh, li abbiamo sdoganati sui giornali italiani, si legge il nazista buono. Eh, sì, l'Ucraina si serve dei neonazisti, ma non è una cosa sbagliata. C'è cioè, quello che stiamo leggendo adesso cioè Amodeo e Orsini non possono parlare però hanno creato i neonazisti buoni allora noi queste follie le dobbiamo assolutamente contrastare col lavoro mio, col lavoro vostro mettendoci tutti insieme creando il comitato o provando a parlare a quanta più gente possibile ma dobbiamo cominciare ad agire perché quello che stiamo vedendo sono delle follie che non trovano oh, opposizione da parte dei popoli Oggi vediamo Zelensky sulle bacheche Facebook, celebrato come un eroe. Questo sta portando l'Europa in guerra, sta portando il proprio popolo al massacro. Ma vi sembra normale fare un appello alla resistenza al popolo ucraino? Ma secondo voi, se, aveste, se il popolo avesse la possibilità, il popolo ucraino con i ragazzini che vengono chiamati ad andare a combattere di sconfiggere una delle più grandi potenze militari al mondo ma non sarebbe intervenuta la NATO e gli Stati Uniti per dopo prendersi tutto in mano. Stanno ancora scappando la NATO e gli Stati Uniti. Secondo voi perché? Perché il ragazzino ucraino o anche il battaglione non nazista ucraino può, può contribuire a sconfiggere la più grande potenza, una delle più grandi potenze militari. Bene, scrive benissimo una persona che dice vuole fare la guerra con il culo degli altri. È una, è una frase... Volgare ma rende l'idea di quello che vogliono fare gli Stati Uniti sono riusciti ad ottenere tutto quello che avrebbero potuto ottenere soltanto con una guerra mondiale sono riusciti ad ottenerlo facendo combattere questa guerra ad altri ad altri senza sparare un colpo hanno diviso la Russia dall'Unione Europea hanno posto fine al gasdotto Nord Stream 2 nel 2019 c'è un articolo in cui gli americani dicevano dobbiamo fare il possibile per esportare il 50% di gas in Europa. Ci sono riusciti a fare quello che potevano fare soltanto con una guerra mondiale. Sono riusciti a farlo tirando in ballo un povero popolo che è stato sfruttato dal suo governo, è stato illuso dalla NATO. Ed è stato utilizzato dagli Stati Uniti per ottenere i propri obiettivi con la complicità dell'Occidente, dei paesi NATO. Ma con la complicità dei popoli, della complicità dell'italiano che oggi vuole inviare le armi, dell'italiano che oggi non si è documentato su chi fosse Zelensky e su che cosa volesse dire una no-fly zone o un intervento NATO in quei posti. Basta dire che l'italiano non è informato perché i media disinformano. Basta, ora c'è la possibilità di informarsi in maniera alternativa. E tutto questo non è accettabile. Io penso che voi avete visto quello che io ho dovuto passare in trasmissione da Giletti a Non è l'arena. Molti mi dicono hai fatto male ad andare, ci andrei altre mille volte perché non mi interessa se una trappola. Se devo entrare in uno studio televisivo invece di essere trattato come un giornalista che può dare un valore aggiunto, vengo trattato come un nemico da provare a smentire, a sputtare, a ridicolizzare per fare crollare la sua immagine. Non mi interessa. È una battaglia che mi voglio prendere la responsabilità di combattere. Ma perlomeno una frase arriva nelle case, una scintilla di verità arriva e quelle scintille di verità prima o poi appiccheranno un incendio nella consapevolezza. Quindi, noi dobbiamo fare in modo di arrivare ovunque inutile che ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi sono andato lì sapendo che era una trappola mi hanno messo in difficoltà mi hanno inserito in contesti che non facevano sicuramente bene alla mia immagine parlare di, di fascisti di novaxi di nazisti ma l'ho fatto con la consapevolezza che sono arrivato nelle case e me ne accorgo quando poi mi ferma il commerciante fuori casa mia che non sapeva neanche io che lavoro facesse e mi chiede il mio sito per andarsi a documentare sulle cose che ha sentito dobbiamo cominciare ad essere strategici ad unirci e a far sentire ovunque la nostra voce perché adesso è veramente una questione di vita o di morte perché qui ci stanno portando in guerra scusa se mi sono allontanato, <ride> così tanto, assolutamente metto un po' di passione anzi eh... è una passione che poi si amplia anche agli spettatori quindi condivisibilissimi, hai fatto bene poi hai fatto un ottimo excursus sia per quanto riguarda le cause uh, remote, da, partendo dal 2014, 2004 ancora prima di questa, di questa guerra. E, e poi eh, giustamente hai tirato in ballo anche i biolaboratori e tutta la famiglia Biden, che sappiamo da anni appunto ha questa lunga mano sull'Ucraina. E infatti forse anche questo è il motivo per cui l'esercito russo non ha ancora conquistato Kiev, cosa che i media occidentali propagandano come una sconfitta. Della, della sì, Russia, forse in realtà voleva soltanto prendere i documenti dei laboratori, voleva soltanto occupare dei posti strategici all'interno del territorio ucraino, non voleva necessariamente conquistare tutta, tutta l'Ucraina, anche perché poi chissà quale sarebbe stata la risposta della, della NATO. Non per niente la Polonia allora, nei giorni scorsi già prevedeva di, di inviare delle forze in territorio ucraino, a quel punto poi sarebbe stato un vero e proprio scontro tra le forze NATO e le forze russe. Francesco, tu hai parlato spesso di, di terza guerra mondiale in quest'ultimo tuo intervento e uh, io ti chiedo mh, è ovvio che gli Stati Uniti stiano tirando la corda forse l'hanno tirata fin troppo al punto da farla spezzare però ovviamente una, una guerra mondiale non scoppia se eh, la Russia e la Cina le due grandi superpotenze che ovviamente verrebbero tirate in ballo non decidono di, di eh, rispondere alla provocazione allora noi siamo venuti da un periodo in cui con Trump... L'America quasi sembrava ritirarsi da quello che era il suo predominio globalizzante e siamo arrivati in questo momento storico in cui in un mondo che si sta affermando multipolare c'è un Biden che invece continua a voler imporre la presenza americana in alcune zone del mondo. Tu credi che ci sarà un riassetto geopolitico, ovviamente con guerre come quella che stiamo vivendo, ma non una guerra mondiale, oppure ormai il destino è inevitabile? Allora no, io Guerra mondiale, spero che questa eh, cosa verrà sicuramente scongiurata. Mi rendo conto che c'è l'idea di allargare sicuramente il conflitto in Europa, quindi eh, di fare in modo che questa sia una guerra che chiuda per sempre i rapporti tra l'Europa e la, e la Russia. Stiamo trattando la Russia come se fosse una semplice Afghanistan, un Iraq, senza capire che. Eh, la Russia vuol dire eh, tutta una parte del mondo a cui la Russia eh, è collegata e quindi questo dovrebbe farci capire quanto è folle quello che stiamo, stiamo facendo. Oh, Biden sicuramente ha fatto riprendere nella propria amministrazione il predominio a quei neocon, quindi quei guerrafondai, quelle, quelle organizzazioni, quei personaggi che si nutrono semplicemente di guerre. Quindi Proveranno a cavalcarla il, il più possibile fin quando non temono poi ovviamente che si possa trasformare in un conflitto globale. Proveranno ad allargarla sempre di più e soprattutto a farla durare sempre di più per fare in modo che eh, sia per Putin una sorta di guerra perenne. Quindi questo proveranno a fare. Io spero che l'Europa prima o poi si renda conto di quanto sia una manovra suicida quella a cui sta partecipando, proprio suicida per, eh, per le potenze europee, per i popoli europei e quindi prima o poi eh, ne, prenda, ne prenda le distanze. Eh, negli accordi di Minsk che ci furono, oh, quindi quelli che eh, sancivano l'accordo oh, per eh, le repubbliche separatiste del Donbass, per la Crimea e per tutte quelle che oggi diciamo sono le cause della guerra, parteciparono proprio Germania e Francia. L'Italia, come al solito, non partecipò perché eh, partecipare a quegli accordi era in qualche modo prendere un po' le distanze dagli Stati Uniti che furono tenuti un po' fuori da quegli, accor quegli accordi, quindi noi dalle quali siamo, ovviamente non partecipiamo neanche a quegli accordi, si fecero avanti Germania e Francia. Però quegli accordi dovevano essere quelli risolutivi e non sono non sono stati più risolutivi proprio per colpa della presenza dell'estrema destra in Ucraina perché è stata l'estrema destra che si è imposta con i governi per fare in modo che non portassero avanti quegli accordi soprattutto nel Donbass e da lì è scaturito tutto quello che noi stiamo vivendo oggi però lì ci fu la volontà di Francia e Germania di rendersi promotrici di questi accordi e io sono sicuro che nel breve periodo si tornerà a quella formula ci saranno le, le, alcune potenze europee che prenderanno le distanze dagli Stati Uniti e provano a fare da pacieri. Questa è l'unica soluzione, altrimenti vuol dire veramente che eh, ci lasciamo trascinare in un conflitto per gli interessi degli altri e non, non andrà bene, veramente nessuno. Atteggiamento che dall'Italia mi aspetto perché noi non abbiamo un italiano al governo, ma abbiamo un personaggio creato da, queste, da questo cartello finanziario o eh, farmaceutico. E militare perché poi eh, io lo chiamo cartello finanziario ma se noi guardiamo chi sono i vertici sono quelli eh, maggiori azionisti che ne hanno beneficiato della pandemia e che oggi ne beneficiano della guerra perché gruppi come Vanguard come, eh, come tanti altri sono gruppi che hanno i tentacoli ovunque noi abbiamo un personaggio imposto da questi gruppi e quindi non possiamo aspettarci nulla però ci sono tanti altri paesi dove eh, ci sono burattini che però permettono oh, agli Stati Uniti di tirare i fili fin quando quel filo non si sta spezzando e rischiano anche loro di crollare. È sempre stato così e quindi per assurdo dovremmo aspettarci l'intervento di altri paesi europei e l'Italia farà sempre la figura eh, che, che, che ha sempre fatto fino ad oggi eh, perché non c'è nessuno capace di portarci ad una nuova Sigonella, quindi qualcuno che punti veramente i fucili e dica via da qui e alla nostra sovranità pensiamo noi. Non c'è un politico capace di portarci in una nuova Sigonella, capace di fare un'azione eh, per la difesa della sovranità come è accaduto in passato. Non possiamo che augurarci che ci sia in qualche altro paese europeo qualcuno capace di dire eh, fuck USA perché è esattamente quello che loro detto a noi per prendere le mani eh, dell'Ucraina e per riportarci in questa, per condurci in questa situazione, Francesco, grazie mille per, grazie a voi. per essere stato ospite qui da noi. È sempre stato un piacere ascoltarti, e adesso che ci ho potuto intervistare, che ho avuto il piacere di intervistare, lo confermo spero di poter fare presto altre due chiacchiere con te per analizzare un po' come si, si evolverà la situazione nelle prossime settimane per il momento ti ringrazio e ti saluto di quest... per... ricordo soltanto i miei link in descrizione francescomodeo.it o la casa di editrice che ho creato con altri soci matrixedizioni.it anche per chi volesse pubblicare un libro che non riesce a pubblicare con i, i canali tradizionali la mia prossima inchiesta è in uscita ad aprile perché il conflitto è nato. Grazie a tutti. Metteremo tutti i link in descrizione. Un abbraccio, grazie ciao. mille. Grazie.